mi diria che il futuro della lenga piemontese è infinito, perché è una lenga che vende al cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Associazione Cultura e Sviluppo è un'associazione culturale che nasce 22 anni fa per volontà di industriali, la famiglia Guala, che a un certo punto comincia a dire sarebbe bene che portassimo in contatto con questo territorio delle competenze alte che arrivano da fuori. All'inizio erano degli incontri privati sostanzialmente, l'associazione non era ancora costituita, con i gruppi dirigenti, amici e parenti appunto di familiari di Guala, dopodiché la cosa ha cominciato a prendere molto spazio, molto interesse, e quindi si è deciso di costituire una vera e propria associazione culturale e aprire alla cittadinanza tutta la possibilità di frequentare questi incontri che sono i giovedì culturali, che hanno questo format, invitano un relatore diciamo di eccellenza, il quanto più possibile per noi utile al territorio, lo portano qua, gli fanno sviluppare una relazione e dopo lo mettono in contatto diretto con la sala, per noi la parte più importante insomma dell'attività culturale dei giovedì culturali. Nel corso degli anni nasce all'interno dell'associazione anche un progetto dedicato ai ragazzi, dedicato ai giovani, che unisce da una parte attività di relazione, quindi arrivano i relatori e trasferiscono nozioni ai giovani, ma lì la parte più importante è che nel percorso annuale che questi ragazzi sviluppano intervalliamo questi momenti di relazione frontale con moltissime attività di gruppo, in cui si utilizza la scusa del contenuto trasmesso dal relatore per poi sviluppare soprattutto gli strumenti di quelle che oggi noi chiamano le soft skills, cioè la capacità di gestire i conflitti, stare in gruppo, gestire un lavoro per tempi, per obiettivi, insomma tutte cose che ragazzi, soprattutto giovani, 18-19 anni, come quelli che frequentano il progetto Giovani, sono circa un centinaio all'anno, a questi ragazzi serve intanto nella vita universitaria, un pochino organizzare i loro pensieri, i loro metodi di studio, ma poi soprattutto sono skills che se continuano a sviluppare negli anni sono molto utili sul mondo del lavoro. Io entro in contatto con l'associazione proprio attraverso il progetto Giovani all'ultimo anno del mio liceo e poi piano piano ho cominciato a fare attività di tutor sul progetto Giovani e poi ho cominciato a collaborare anche professionalmente con l'associazione. Per molti anni l'attività di cultura e sviluppo è stata molto culturale, più che protesa allo sviluppo. Negli ultimi, anche grazie alla relazione con i cugini, diciamo, della Fondazione Social, qualche attività un po' più dinamica nella direzione della creazione di impresa o cultura imprenditoriale, cioè qualcosa che vada un po' verso più lo sviluppo in senso stretto, è stata fatta e certamente diciamo che la direzione è quella. Qualche anno fa i gruppi industriali di Guala hanno cominciato a pensare che una parte ulteriore degli utili delle aziende potesse essere gestito non tanto per sviluppare attività culturale formativa direttamente come associazione cultura e sviluppo, ma poter finanziare progetti in ambito sociale e culturale di terzi, di altri. E per cui la forma fondazione era quella che sembrava più adatta. Il 2017 sarà il quinto anno del nostro bando, che si apre quest'anno dal 1 al 30 settembre e che accoglie le domande da un paio d'anni a questa parte esclusivamente dalla provincia di Alessandria e dalla provincia di Asti, su progetti appunto di natura socio-culturale. Per me il Piemonte che cambia è un Piemonte, un Alessandria e forse anche un'Italia in cui capiamo che siamo tutti sulla stessa barca, in cui capiamo che sappiamo fare delle cose è meglio che ci concentriamo solo su quelle e evitiamo di tutti quanti voler far tutto. Un Piemonte che fa dei passi indietro, per esempio, per andare avanti, cioè smette di lavorare con poca umiltà e con poca dedizione allo studio, all'approfondimento, al capire tecnicamente come funzionano le cose, ma fa il passo indietro, vede un attimo da lontano che ci sono altri soggetti validi e con quelli stabilisce la relazione. Quest'Italia che cambiano.
fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.